invitato qui oggi per un lavoro che ho fatto e che è stato pubblicato in un libro che si chiama 101 piccole rivoluzioni. Un lavoro giornalistico insomma, che raccoglie un'inchiesta che ho svolto settimanalmente per 3 anni in questo vario mondo dell'economia solidale, chiamiamola così, insomma, per prendere un campo vasto. Cosa ho trovato? Ahimè, ho trovato poche cose che possa ripetervi e dirvi nello specifico della innovazione del welfare, anche se ci sono alcune cose divertenti e, diciamo, che tirano sul morale. Però ho anche trovato molte conferme sul fatto che sta crescendo alla base del corpo sociale un bisogno di lavoro liberato, come è stato chiamato, insomma, da una parte, e dall'altra parte sta anche crescendo una domanda di relazioni non mercificate, e questo a me piace molto, insomma, e credo che abbia porti qualche conforto anche al lavoro più scientifico di inchiesta che avete avviato. Certo, come diceva Cristina stamattina, parlava di micro rivoluzioni, io le ho chiamate appunto piccole rivoluzioni, si tratta di esperienze minute, fragili, fili d'erba che crescono tra le macerie della crisi economica, sociale, di civiltà che stiamo avvenendo. E però nicchie, chiamiamole come vogliamo, esperienze pionieristiche, insomma, appunto, per stare in un linguaggio ecologico, piante pioniere su cui, per esempio, io, ma credo anche voi, siate disposti a scommettere, cioè siate disposti a impegnarvi a farle crescere, a metterle in rete, a creare appunto un humus, un clima, un contesto capace di rendere queste piante pioniere appunto portatrici di nuovi ecosistemi sociali, oltre che ecologici e ambientali. Storytelling, appunto, un repertorio di buone pratiche, di cose, insomma, di economie diverse, è stata anche qui citate altre ricerche universitarie, non solo universitarie, appunto, che tentano di definire queste esperienze di altre economie, oppure, se vogliamo chiamarle, a me piace chiamarlo come loro si chiamano, insomma, economie solidali, prendendo la definizione che loro stessi si danno. L'economia solidale ormai c'ha una rete che si chiama RIPES, che è una rete intercontinentale che non a caso ha iniziato a lavorare partendo dal Brasile, dal Sud America, e che adesso è estesa anche in Europa. E RIPES dice: l'economia solidale è un'alternativa al capitalismo e altri sistemi economici autoritari dominati dallo Stato. Mira a trasformare il sistema economico e sociale, includendo i settori pubblico, privato e terzo settore. Promuove un diverso paradigma di sviluppo che pone al centro le persone e il pianeta. Potremmo continuare, insomma, quindi c'è una
almeno a livello, diciamo, di questi coordinamenti, in Italia c'è una cosa che si chiama RES, Rete dell'Economia Solidale, che appunto aderisce a questa rete. Sempre in questo documento del 2015 di RIPES specificano ancora meglio. Alcuni considerano l'economia solidale la terza gamba del capitalismo, tra il settore pubblico e quello privato. Così i sostenitori spingono per avere accordata la stessa legittimità dei settori pubblici e privati, con un corrispondente supporto di risorse pubbliche. Altri, più radicali, e diciamo RIPES si mette in questa ottica, vedono l'economia solidale come una pietra miliare verso una trasformazione fondamentale del sistema economico. Quindi, diciamo, certamente queste varie forme di economia, economie altre, insomma, non sono certamente tutte con una, diciamo, consapevolezza anticapitalistica come viene descritta da RIPES o da altri, io penso che potremmo sicuramente una coscienza, diciamo, marxianamente anticapitalistica, ma credo che certamente potremmo riconoscere molte potenzialità anticapitalistiche in queste esperienze, e queste appunto secondo me vanno in qualche modo coltivate. Del resto voi sapete bene che molte di queste esperienze vengono anche da una cultura, da un ambito, per parlarci chiaro, insomma, decisamente cattolico, e le posizioni, per esempio, di questo di Bergoglio, come avete visto nel Laudato Si, ma anche nei tre incontri con i movimenti internazionali via Campesina e via eccetera che ha avuto, non si è limitato Bergoglio a dire che siamo in un contesto di economia di morte, ma anche recentemente in questi incontri nominato il peccatore con nome e cognome, dicendo che è il sistema produttivo economico capitalistico che produce questa economia di morte. Quindi c'è, diciamo, una presa di coscienza che naviga un po' sulle nostre teste, si sta radicalizzando, insomma, una presa di posizione critica che non viene solamente da una cultura appunto marxista, del movimento operaio, antagonista e così via, ma è parte anche molto da, diciamo, delle constatazioni molto pratiche che si possono vedere. Ecco, dicevo che queste 101, 1001, l'uno sta per dire infinito appunto, esperienze che ho trovato in giro per l'Italia, ma volevo segnalare anche che c'è una ricerca che è stata fatta appunto nell'ambito di RIPES, una ricerca europea che si chiama SUSI, Economia Trasformativa, rapporto di sintesi Social and Solidarity Economy del 2015, che hanno preso in considerazione 56 esperienze in varie parti d'Europa, sempre una ricerca finanziata dall'Unione Europea. Il mio mestiere un po' è quello sempre di fare da ponte tra ambiti e ambienti diversi, e quindi mi piacerebbe molto che appunto le due ricerche potessero confrontarsi, parlarsi e mettersi in relazione. Ecco, dicevo del resto che è difficile stabilire delle rigide discriminanti, insomma, tra ciò che è esplicitamente anticapitalistico in queste esperienze e ciò che non lo è, per due ragioni. Insomma, mi pare che i margini siano mobili,
e quindi le esperienze siano marcino, camminino su un filo di lama, no? Possono cadere da una parte all'altra, cioè possono cadere, diciamo, in fallimenti o in, si diceva stamattina, nicchie, cioè in cose molto essere marginalizzate oppure essere catturate dai sistemi capitalisti, dal sistema di valorizzazione e di produzione capitalista, per due ragioni appunto. Primo, perché le capacità del capitalismo di sussumere, di catturare, cioè tutto ciò che può, diciamo, odorare di può essere messo a profitto, no? Voglio solo fare un esempio perché ricorre molto spesso in queste esperienze, un esempio paradigmatico in modo che tutti si possano capire, tu poi mi fermi quando finisco il tempo. Il biologico, per dirne uno, no? Io sono abbastanza vecchio, 30 anni fa, quando sono nati le prime esperienze di biologico, erano proprio dei gruppi che venivano fuori dal 77, dai movimenti, da quei movimenti lì, che postomacati, insomma, e così via, anarchici veri, che hanno detto di cominciare a lavorare la terra e si sono messi a occupare delle terre e a fare biologici. 30 anni fa chi faceva questo era visto davvero come uno fuori dal tempo, contro lo sviluppo, contro la modernità, eccetera, eccetera, fricchettoni e così via. Oggi andate nei supermercati, il più scaginato supermercato, e trovate la rastrelliera del biologico, no? Da pioniere, così. È chiaro che questa era una buona pratica, ed era anche una pratica, diciamo, anche di lotta, appunto. Occupavano le terre, facevano delle cose molto pesanti, molto contestative anche, e avete visto come, diciamo, queste pratiche sono state catturate, metabolizzate all'interno di un meccanismo e così via. Per cui, per esempio, anche le conquiste, le istituzionalizzazioni di questo, penso al primo marchio biologico, è stata una vera conquista da parte di questi, perché è stato un riconoscimento e un riconoscimento di una diversità e di un'alternità. Oggi i marchi del biologico sono una cosa che si comprano al mercato. Per cui, ecco, vedete, gli stessi lotta, per esempio adesso tutti i contadini, avete presente che cos'è il genuino clandestino, che è una delle reti, diciamo, più impegnate nelle agricolture biologiche, oggi rifiutano il marchio la certificazione del biologico, e c'è tutta questa grande elaborazione della autocertificazione garantita, tutto un sistema non istituzionalizzato ma basato sulla fiducia reciproca, eccetera, eccetera, sul rapporto tra produttore e consumatore, che rifiuta la istituzionalizzazione del biologico come marchio. Voi vedete, quindi, stiamo parlando nell'arco di 20-25 anni, come cambiano le cose. Cambiano le cose perché appunto i modi produttivi, gli stili di vita, eccetera, eccetera, cambiano. Quindi è difficile stabilire 20 anni fa, fare il biologico con le cose era sicuramente un'azione antagonista. Oggi non è più detto. L'altra questione che porta ad una certa ambiguità, l'avete detto stamattina e così via, è che queste pratiche devono conquistare una sorta di autonomia economica, devono sopravvivere, e quindi c'è dobbiamo sapere che operiamo all'interno di un'economia di mercato, che queste inevitabilmente operano all'interno. Per cui, per esempio, anche qui vi potrei portare delle esperienze interessanti. Per esempio, una di queste cooperative, stando sempre nel biologico, è La Terra e il Cielo, un pastificio che, insomma, che fa pasta, che trovate, che probabilmente qualcuno di voi è nei gruppi di acquisto solidale, quindi è cliente di queste cose. Per esempio, loro hanno due contabilità completamente diverse. Una si chiama prezzo trasparente, ed è un prezzo concordato e contrattato, diciamo, tra i gruppi di acquisto solidale e la cooperativa di produzione,
E un altro è invece il prezzo che la cooperativa La Terra e il Cielo fa per i circuiti normali. Quindi anche qui vedete come all'interno di una stessa entità produttiva, una cooperativa, si articola in modo diverso a seconda delle relazioni che instaura tra produttore e consumatore. Ma ci sono degli sistemi ancora più avanzati, per esempio i CSA, le comunità di sostegno nell'agricoltura, che sono molto sviluppate nel nord Europa, ma che cominciano a prendere il piede anche in Italia, Arvaia, a Bologna e la più cosa, loro proprio invece rifiutano totalmente qualsiasi rapporto con il mercato, no? E hanno quindi un altro sistema. Voi vedete quindi come sono molto articolate, infinitamente articolate queste esperienze, e non contano certo le forme giuridiche. Vi voglio dire questa cosa qui, perché le forme giuridiche sono, per esempio, quei contadini che vi dicevo prima, adesso, ancora adesso testardamente e orgogliosamente anarchici, di Iris, per esempio la cooperativa, anche questo è un pastificio di Iris, hanno addirittura inventato un'innovazione giuridica, lavorando con i notai, con dei giuristi, eccetera, per riuscire ad andare oltre la forma della cooperativa, perché la cooperativa non garantisce abbastanza sulla inalienabilità delle quote e sul mantenimento della ragione sociale. Per cui si sono inventati una fondazione patrimoniale in cui il nuovo pastificio è lì. Una fondazione che gli ha permesso un discorso assolutamente innovativo sul piano finanziario, perché sul piano finanziario tu hai i soci finanziatori, non so più come si chiamano, che gli hanno permesso di avere in questo caso un sistema di finanziamento di 6 milioni di euro per fare il nuovo pastificio, senza passare per le banche, senza passare quindi per affrancandosi e liberandosi dall'intermediazione bancaria. Quindi ci sono delle cose molto interessanti ma la cosa per estremo, insomma, no? Lo dico perché sono molto contento, perché la settimana scorsa è passata in via definitiva alla Camera una legge che finalmente toglie dalla precarietà i domini collettivi. Sapete, gli usi civici, le regole del cadore, sapete tutti cosa sono più o meno gli usi civici, che sono, diciamo, una forma terza di proprietà non privata e non statale, che è, diciamo, precapitalistica, che è consuetudinaria, che sono delle vere e proprie comunità degli abitanti afferenti, insistenti in quel territorio, sono i boschi, i pascoli e così via. Non sono poche cose, perché sono più di 1,5 milioni di ettari in Italia, insomma. E finalmente, grazie a una battaglia che questi hanno fatto, grazie soprattutto al nuovo presidente della Corte Costituzionale, che è Paolo Grossi, che è quello che ha fatto un libro negli anni 70 che si chiamava Un altro modo di possedere, che appunto valorizzava queste forme giuridiche. Quindi diciamo che sono precedenti il codice albertino e precedenti il codice napoleonici, insomma, no? Quindi stabilisce, sono commons propriamente detti, cioè sono il recupero, e sono sempre stati ovviamente tutte le politiche di privatizzazione e così via hanno tentato di liquidare questa forma. Interessante il fatto, ma ne parlerete domani, credo, che ai commons, agli usi civici, ai demani collettivi, agli assetti fondiari collettivi, si chiamano così, si sono ispirati i ragazzi, i movimenti di Napoli sulle delibere, e non solo, anche Paolo Maddalena e gli altri giuristi, Lucarelli, Ugo Mattei, gli altri giuristi che hanno fatto queste famose delibere di Napoli per l'assegnazione in come beni comuni riconosciuti dalla gente. Ormai sono 6 grandi immobili che sono dati in forma di autogestione
alle cose. Quindi vedete le forme giuridiche, le pieghe, le cose che si possono trovare per dall'occupazione al crowdfunding, per esempio da me forse ne avete sentito parlare, questa isola Poveglia, che siamo riusciti in mezzo alla laguna di Venezia, siamo riusciti per ora a bloccare la privatizzazione, l'asta del demanio per la privatizzazione, semplicemente con una raccogliendo in tutta la città 10-20 euro e facendo un'offerta, e la cosa per ora sta bloccando la privatizzazione. Ecco, volevo dire un'altra cosa, una segnalazione che conoscerete già. Michel Bauens e Basilio Niaros. Bauens è quel teorico del P2P, insomma, del peer-to-peer, che ha fatto questo lavoro, questa inchiesta. Allora, in realtà, mi sto dimenticando qualche cosa che l'avevo. Come si fa a mettere lì? Qua. Vuoi cercare qualcosa in... Sì, nella mia... Avevo addirittura preparato una cosa, ma adesso... Era questa? Sì, vai avanti, scusa, vai avanti, vorrei solo... Scusa, fammi... Come vado avanti? Qui? Qua? Qui. Perfetto. Perfetto. Vi mostro solo delle cose qui che... Vuol dire... Ah, questo è interessante, questo è... sono gli spagnoli dell'economia solidale, i brasiliani, insomma, che hanno fatto questo schema che mi pare molto interessante. Voi vedete che ormai loro non si riconoscono più, cioè loro hanno un sistema di rappresentazione dell'economia, non più fatto a spicchi, in cui c'è lo spicchio dell'economia pubblica, lo spicchio dell'economia privata, lo spicchio del cosiddetto terzo settore, no? Loro dicono no, noi non siamo uno spicchio, noi siamo una corona circolare, noi siamo all'interno, siamo alternativi a tutti e tre questi sistemi. Siamo un'altra, cioè, eccolo qui, un'altra, scusami, un'altra rappresentazione, come si fa indietro? Ecco, eccola qui, questa qui, un'altra rappresentazione, è chiaro, no? Abbastanza lo spiego. Quello che volevo mostrare invece era questo, che è appunto questo lavoro di Bauens. Dice, c'è gli attori pubblici a sinistra, e il mercato a destra e in mezzo ci sono i commons. Loro hanno fatto questa ricerca prendendo tre casi diversi e dicono i comportamenti diversi di questi tre casi. Nel primo caso di queste imprese, che non mi ricordo più, è in Spiral, non so dove sia, c'è una netta separazione, cioè non c'è dialogo tra la sfera mercantile, diciamo, e la sfera dell'economia dei commons. Nel secondo caso c'è un rapporto, nel terzo caso, e loro parlano di cooptazione inversa. Allora, perché non possiamo pensare di ragionare, non a essere cooptati noi, ma cooptare noi il sistema mercantile? Che sia cioè l'economia dei commons a usare e mangiare il mercato. Loro le chiamano strategie di travestimento, cioè di trasferimento di valore da una modalità ad un'altra. Quindi vedete, c'è, ho finito. L'ultima cosa che volevo dire era questo. Allora, nel mio ambiente dell'economia solidale c'è un grande dibattito, spesso che non condivido molto, che c'è questo appunto, come valutiamo queste esperienze? Allora, banalizzo, ma per capirci, ma all'interno dei gruppi d'acquisto solidale, per esempio, dobbiamo togliere la S a quel gruppo d'acquisto, cioè della S di solidale, perché ormai è diventata una piccola coop. Ci sono esperienze, esperienze che fatturano anche un milione, più di un milione di euro all'anno, diciamo, dei coordinamenti di gas, quindi ormai sono, diciamo, totalmente cooptati al mercato. Oppure dobbiamo togliere la ecosostenibilità, perché non comprano tutto biologico, non comprano tutto i gas a chilometro zero.
ahimè, era il discorso che avete affrontato stamattina, la valutazione qualitativa. Io credo molto in questo discorso, non me ne importa tanto di quanti chili sono biologico, di quanto denaro riesco a sottrarre alla grande produzione, alla grande distribuzione organizzata con questi altri sistemi di chilometro zero, di autoproduzione e così via. Cos'è che dobbiamo valutare, imparare a valutare? Dobbiamo imparare a valutare se quell'esperienza è servita a attivare un'azione collettiva, un'azione di commoning, un'azione di, John Holliday la chiama comunisare, cioè un'azione di socializzazione, e a creare ambiti spaziali sociali, chiamiamoli commons, chiamiamoli comunalità, chiamiamoli comunanze, chiamiamoli collettività, chiamiamoli come vogliamo, ambiti autoregolati, autonormati, capaci di autonormarsi e capaci di avere un contenuto economico, cioè di generare ricchezza sociale, prosperità, chiamiamolo come vogliamo. In questo senso sono molto d'accordo con chi mi seguirà, pensare che al comune come modo di produzione, dentro cui si istituiscono nuove relazioni intersoggettive umane, tanto istituzionali quanto sentimentali. Ed è difficile, appunto, cioè, uno che ho trovato facendo queste inchieste, dicendo, ma queste sono piccole esperienze che cambiano in profondità le persone. Questo è quello che conta. Insomma, è difficile valutare in termini quantitativi queste cose qui. Si valuta in termini, appunto, della soggettività, della componente psicospirituale, non so come si dire, che si mobilita facendo queste esperienze. Grazie.